Hai fatto questo semplice gesto con la mano. L'hai sollevata fino al volto, l'hai tesa verso il mio finestrino mentre guidavo. Ho guardato e contro la luce caliginosa della mattina li ho contati. 8. 8 gelsi a chioma aperta come la coda di un pavone imbalsamato, in processione lungo la linea del nostro sguardo, così perfetti che per un attimo ho scordato orari, coincidenze, e ho rallentato per capire come mai di 8 alberi in fila si possa dire: guarda che belli, come hai detto. Se loro non decidono di esserlo e tutto è un avvicendamento senza senso. O se basta un movimento della mano e un sorriso per fare di 8 alberi in riga un'illusione di riscatto. Bene, ringraziamo tantissimo Massimo Gezzi per questa prima lettura e anche per averci ospitato qui nelle Marche, nelle sue terre, a Sant'Elpidio. Appunto, hai letto una poesia tratta dalla raccolta L'attimo dopo e un po' nelle nostre intenzioni c'era quello un po' di incentrare questa intervista. Appunto l'ultima raccolta organica che è appunto L'attimo dopo, edito da Luca Sossella editore nel 2009 e poi volevamo spendere qualche parola sulla plaquette edita invece da Transeuropa, se non sbaglio, della Collana Inaudita, perché ha qualche spunto di interesse e quindi volevamo proprio partire da qui. Noi stiamo continuando questa riflessione, questa ricerca in questo nostro spazio. Siamo partiti così quasi per scherzo con Fabio Franzin, poi abbiamo continuato con un progetto compiuto con Marco Giovenale, Pierluigi Cappello e ora qui con Massimo Gezzi. Allora, proprio come viatico per iniziare l'intervista, ci piacerebbe partire da questa osservazione. Abbiamo visto che appunto in questa collana, dal titolo Inaudita, che anche qui insomma, il gioco di parole è curioso, abbiamo visto che appunto fra gli autori presenti in questa raccolta, come poeti appunto, c'è anche lo stesso Marco Giovenale, che abbiamo intervistato. Allora, così ci piacerebbe partire da un confronto riguardo soprattutto al rapporto che il poeta ha con le lingue diverse dall'italiano, le culture diverse dall'italiano. Mentre, per esempio, appunto, in Marco Giovenale si vedeva un rapporto con la lingua straniera che si inseriva, cioè vedevamo nel fluire della parola proprio degli inserti in lingua tedesca o francese. Nel tuo caso invece, correggi se sbagliamo, ci accorgiamo di un flusso di parole in lingua italiana, però sembra che questo tuo rapporto con le lingue straniere e la cultura straniera si traduca in un'altra maniera, come per esempio è il caso di questa edizione. Cioè appunto in questa piccola plaquette ritroviamo poesie contenute nell'attimo dopo, però riproposte, tu usi nella tua nota introduttiva il termine riscrivere, non è una semplice traduzione, è proprio una composizione nuova. E dicevo appunto, troviamo una versione oltre che nella versione italiana, anche nella versione francese e in tedesco. In più ci sono alla fine due poesie che invece non erano contenute in edito. Ecco, per venire un po' al punto, appunto, quello che ci interessava era sapere il rapporto che intrattieni con le lingue diverse dall'italiano e il rapporto anche con le culture, dato che, come tu scrivi sempre nella nota introduttiva, queste lingue sono anche le lingue parlate in Svizzera, che è, diciamo, la nazione che da un po' di tempo ti ospita.
Quindi pensiamo che probabilmente non voglia essere solo un omaggio, forse c'è qualcosa di più. E poi ci piace proprio l'idea, se da un lato c'è questa visione un po' di poeta apolide, se vogliamo, perché appunto ci sono queste versioni in varie lingue, dall'altro poi vediamo dei riferimenti molto affezionati alle terre di origine, quindi delineano un'idea di poeta fortemente apolide, se così si può dire. Quindi ho già parlato troppo, lascio lo spazio a te per dirci Dunque, qualcosa. no, hai detto molte cose e hai lanciato molte suggestioni. Dunque, io partirei dal titolo di questa plaquette, perché il titolo è diciamo, l'ultimo verso, anzi, è un emistichio neanche, una porzione di un verso di una poesia che ho incluso, la poesia iniziale, in altre forme, e la poesia si intitola Reperti, è una poesia che appunto è contenuta nell'attimo dopo. In questa poesia si parla della trasformazione, sono poesie che parlano, tutte queste poesie parlano di trasformazione, stati che cambiano, di luoghi e di stati di essere che cambiano, che si evolvono in un modo o nell'altro. Questa poesia parla proprio della trasformazione materiale, materica quasi, no? Delle cose, gli scheletri dei cani sotterrati che poi diventano chissà cosa, insomma, no? Il processo di trasformazione appunto della materia. Diventano altre forme, perché come sappiamo non si crea e non si distrugge nulla, la materia rimane e si trasforma. Ecco, questo concetto mi sembrava molto calzante anche per il testo poetico, cioè per il testo poetico in traduzione. Io credo che quello che si può fare quando si traduce, quando si traspone una poesia, soprattutto in un'altra lingua, è proprio riscrivere, cioè traslare questo testo, calarlo in un'altra lingua. Non si riesce naturalmente a tradurlo in maniera fedele o infedele. Credo anche che la distinzione fedele e infedele sia una distinzione un po' posticcia. Quello che si può fare è appunto tradurre, trasformare una forma in un'altra forma. Quest'altra forma, la seconda forma, deve rispondere alla prima. Come gli può rispondere? Mantenendo un equilibrio, delle proporzioni, diciamo, mantenendo gli ingredienti della prima poesia, ma appunto amalgamandoli in modo Certo. originale e in modo efficace. Per esempio, un mio caro amico, di cui sto curando anche l'Oscar delle poesie, Franco Buffoni, parla a questo proposito di, non solo lui naturalmente, ma lui riprende questo concetto di incontro tra poetiche, e mi sembra molto efficace. Quando un testo incontra un testo e la poetica che esso sottende incontra un'altra poetica, c'è una traduzione tra poetiche più che tra testi, no? E allora questo testo il testo tradotto deve rispondere al primo e deve ascoltare e tradurre anche la sua poetica in qualche maniera. Quindi sì, questo per quanto riguarda la traduzione. Poi io in realtà non sono un grande traduttore di poesia, per esempio. Ho tradotto molta prosa anche diciamo, per l'editoria, ho tradotto dei romanzi, ho tradotto dei saggi, sto traducendo tuttora. Di poesia ne ho tradotta molto di meno, quindi è una cosa che mi affascina molto e credo che sia una delle operazioni più complicate e più difficili, tradurre poesia. Queste traduzioni le hai fatte tu No, o? queste traduzioni le hanno fatte due traduttrici molto brave, entrambe svizzere, che si chiamano Jacqueline Herne e Mathilde Vischer, e sono, diciamo, traduttrici che hanno tradotto, per esempio, hanno tradotto entrambe Fabio Posterla, in francese e in tedesco. E io le trovo molto, molto brave, insomma, mi sembrano molto. Davvero, mi sembra che siano riuscite a fare questa trasformazione, no? A trasformare queste poesie in maniera molto, molto efficace.
Per esempio la musicalità dei testi, sia quelli francesi sia quelli tedeschi, è una musicalità, secondo me, efficacissima, che risponde a quella italiana pur non imitandola. Certo. Non c'è lo stesso ritmo, non c'è. Però hanno capito, hanno sentito il ritmo interno di questo testo e l'hanno riprodotto in un'altra lingua, ecco, non imitandolo pedissequamente, certo, ma riproducendolo. Okay. L'altra questione era... Sì, in generale il poeta Apolide o Apolide. Ah sì, sì, certo. Dunque, questa è una questione spinosa, nel senso che... diciamo così... l'io reale che ha scritto questi testi, che sarei io, è una persona che biograficamente ha vissuto in molti posti, in molti luoghi diversi. L'attimo dopo, poi magari ne parleremo, cerca di raccontare queste anche, no? Questi passaggi, conquiste e perdite, acquisizioni e perdite. Ed è un po' il senso dell'attimo dopo questo. Quindi l'io reale è un io che di fatto ha viaggiato, ha attraversato luoghi, ha vissuto in luoghi diversi, in città diverse, eccetera. L'io poetico che parla in questi testi, è un poetante, è un io che di fatto, come dici tu, dimostra di restare comunque molto legato a un certo luogo, no? Io dico sempre questa frase di Cesare Pavese che in, mi pare in Feria d'Agosto, parla di stampi immaginativi, cioè dice che appunto il paesaggio che uno vede sin da bambino è una specie di stampo che uno si porta nella retina e nella memoria per sempre, insomma, è impossibile cancellarlo, cioè lo si può fare, ma comunque rimane, è un imprinting che rimane. E io credo che in me, in chi scrive, diciamo, in nell'io che parla in questi testi, questo sfondo rimanga sempre, insomma, ben presente, perché è uno sfondo che ha... su cui sono state proiettate delle vicende, si sono vissute delle esperienze piene di senso, e queste esperienze chiedono di essere continuamente interpretate. Non c'è voglia di nasconderlo questo? No, direi di no. Non credo che ci sia nulla di male nel parlare di luoghi, anche nominandoli in maniera... Per esempio, sì, in questo libro c'è molta meno, anche nell'altro, c'è molta meno nominazione di luoghi di quanta non ce ne fosse nel mio primo libretto, Lo di mare a destra. Questo perché forse, appunto, quando uno ne cambia parecchi, scopre che i luoghi, tutto sommato, per certe cose si assomigliano più di quanto non differiscano. Però, appunto, i luoghi, questi luoghi in particolare, sono lì, sono sempre sullo sfondo di questi testi. Sì, sì.